che non confina con quello di altre democrazie europee, dove l'incidenza delle spese per scuola, università e ricerca è di oltre il 6% del prodotto interno lordo. Invece noi siamo molto più indietro, molto più verso est piuttosto che verso ovest. Vi consigliamo seriamente di ripensarci, in ogni caso ve lo farà capire domani con lo sciopero generale dei sindacati, quel mondo della scuola e quelle famiglie che si sentono tradite da voi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Umberto D'Ottavio, ne ha facoltà, prego. Grazie, prego. Grazie. Chiedo ai colleghi dietro l'onorevole D'Ottavio, per favore, se è possibile, prego. Grazie Presidente. La scelta di dare una scadenza al dibattito sul disegno di legge per la riforma del sistema di istruzione dovrebbe ottenere il consenso di tutti e vale la pena ribadirne i motivi. Fin dall'inizio del suo mandato, il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno sottolineato la necessità di cambiare verso all'attenzione al mondo della scuola, cambiare soprattutto senso alla parola riforma, non più uguale a taglio o riduzione di spesa, ma investimento. E la prima prova è stata la legge di stabilità, 1 miliardo in più per il 2015 e 3 miliardi in più degli anni successivi. Il Partito Democratico più volte ha ribadito la centralità dell'istruzione e della formazione come precondizione per pensare ad una nuova fase di sviluppo e di crescita del Paese. Per questo la riforma deve servire innanzitutto ad aiutare i processi di miglioramento, a sostenere quella scuola, quei lavoratori del mondo della scuola che, nonostante le mille difficoltà, si impegnano per il successo formativo delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. C'erano e ci sono forti ragioni di urgenza. Il Governo aveva pensato di dividere in due atti distinti gli interventi possibili, un decreto e una legge delega. Noi invece abbiamo condiviso la scelta del disegno di legge che sta consentendo e consentirà al Parlamento di valorizzare le proprie prerogative. E lo stiamo vedendo anche in questi giorni di intenso dibattito in Commissione. Sono stati accolti emendamenti di maggioranza e di opposizione. Stiamo costruendo in Parlamento un provvedimento che crediamo possa rispondere alle esigenze della scuola, alle criticità e anche alle proteste, come quelle che si esprimeranno anche domani nello sciopero sindacale. Infatti, credo che nessuno possa negare che in Commissione, prima con le 90 audizioni, poi con i 2000 emendamenti, non siano arrivati in Commissione e in Parlamento le ragioni di tutti. Ora però bisogna stringere, bisogna rispondere agli insegnanti precari che hanno il diritto di sapere come e quando potranno essere assunti e stabilizzati. Bisogna rispondere alle questioni relative all'edilizia scolastica con un piano di intervento nazionale. Bisogna però anche uscire dall'emergenza e per questo abbiamo bisogno di una legge che dica alla scuola, che dica in quali condizioni la scuola possa svolgere in modo moderno la sua missione. La scuola dell'autonomia, che coniuga libertà a forte legame col territorio, una più moderna offerta formativa, che parli del rapporto tra scuola e lavoro, che parli dell'innovazione digitale, che parli dei docenti, della loro formazione, delle loro modalità di reclutamento, che parli della responsabilità del dirigente, che parli della partecipazione delle famiglie, che parli dell'edilizia scolastica e di scuole nuove. Sappiamo che il percorso, tra l'altro, non terminerà con il voto della Camera e che il Senato, con il quale abbiamo fatto le audizioni in sede congiunta proprio per risparmiare tempo, potrà apportare ulteriori modifiche. La nostra serietà è legata al fatto che gli impegni presi vengano mantenuti. Il Partito Democratico vuole mantenere gli impegni presi con il mondo della scuola e per questo voterà sì alla proposta. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Centemero.
Grazie Presidente. Intervengo nel dibattito a nome di Forza Italia per dire che noi invece siamo contrari al contingentamento del tempo rispetto al dibattito che si svolgerà in Commissione e poi in Aula sul disegno di legge della scuola. Questo non perché noi non riteniamo che questo provvedimento sia un provvedimento urgente ed importante per il mondo della scuola, ma vogliamo con forza che ci sia un dibattito ed un confronto serio, strutturato ed approfondito su un tema così importante come quello della scuola, un tema che fino ad oggi nel dibattito appunto in commissione, dove i tempi non sono stati contingentati, dove sono stati analizzati gli emendamenti presentati dalle opposizioni e dalla maggioranza, ha apportato sicuramente alcune modifiche al testo così come c'era arrivato dal governo.